Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, buon anno 2024. Iniziamo questo primo video con l'anno nuovo. Vi faccio vedere i regali di Natale. In teoria non sono tutti perché diciamo che mi devono ancora dare, mi sembra due o tre, non mi ricordo, però ve li farò vedere in un vlog se per caso ovviamente. Quando me li daranno, vi farò vedere anche gli altri regali in un vlog. Però adesso vi faccio vedere quelli che ho. Allora, questo primo video del 2024, vi faccio vedere tutto quello che mi hanno regalato a Natale. Iniziamo da questo, che praticamente, è il ferro da stiro della Roventa. Con questo faccio una recensione, vi faccio vedere poi come funziona perché potrebbe essere anche utile per chi lo vuole, diciamo, acquistare. Questa è la scatola, ovviamente vuota perché l'ho già usato e dato che mi mancava il ferro da stiro me l'hanno regalato. No, ovviamente non dico chi perché preferisco, diciamo, tenere in privato un bel po' di cose. Poi altro regalo, ho ricevuto questo, che adesso vi faccio vedere, è della Just, giusto, Just. Poi, prima che poi sbaglio, soltanto sotto nei commenti, come sempre, devono scrivere di tutto e di più sulla pronuncia. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, faccio vedere che cosa. Scusate la postazione, ma è un video veloce. Allora, mi hanno regalato questo che è praticamente dove tu metti la candela sopra, quella che profuma e si scioglie, e invece sotto, dentro, metti la candela, praticamente quella ovviamente che fa sciogliere sopra il. Non mi viene il nome per cui un po' non me lo ricordo. Comunque questo ed è molto grande, molto bello. E meno male che così almeno riesco a mettere le candele grosse che ho comprato. Questo qua è praticamente rosso scuro ed è la Just, questo qua. Fatto così. Questo è stato il secondo regalo. Poi, ovviamente, oltre al ferro da stiro, mi hanno regalato l'asse per stirare, che ovviamente è questo qua dove io ho appoggiato le cose dei regali di Natale, però ho fatto un video dove adesso vi faccio vedere, vi mostro l'asse, che anche quello è stato un regalo. Poi ho ricevuto questa, diciamo, borsetta di Babbo Natale, fatto così, anche questa molto particolare, molto carina, e dentro c'era praticamente, adesso vi faccio vedere così almeno ho capito meglio. Allora, due canottiere, una fatta così azzurra in pizzo, tanto poi lo vedete poi indossata in un vlog, comunque fatta così, canottiera in pizzo, e poi un'altra così viola, rosa viola, fatta così. Queste sono due canottiere. E dentro ancora c'era dentro le calze, due paia di calze. Vediamo se. Ok, due paia di calze. Una ovviamente di lana, una bianca e una verde. Sono molto morbide. Hanno il bordino. Fatte così, molto carine, due colori, 80% di lana e sono queste due, in questa ovviamente borsetta qua. Poi, altro regalo, adesso vi faccio vedere, è questo della Tune con il bigliettino. Vi faccio vedere. Allora, dentro c'erano anche i cioccolatini della Rocher, perché dato che conosco, diciamo, conosco una persona che lavora alla Rocher, mi dà le cose gratis e
E allora mi ha fatto sia il bigliettino della Ferrero, questo qua, ovviamente dentro non posso, comunque c'è il bigliettino, fatto così, e in più mi hanno regalato i cioccolatini che vi metto qua la clip, così almeno vi faccio vedere i cioccolatini che mi hanno regalato. E hanno fatto questo regalino dentro i cioccolatini, più questo della Kyun. Adesso vi faccio vedere che cos'è. Quando l'ho visto ho detto che bello, troppo carino. È per la casa, ovviamente. E allora mi serviva un appoggio, per cui meno male che c'è l'asse che mi aiuta. E comunque questo è il vaso con il sole e la farfalla della Tune da mettere dentro qualche fiore così. Però dato che ho paura che i gatti me lo rompano, allora lo metterò nella vetrina della sala quando comprerò il mobile. Questo, per cui sarà difficile che lo userò, perché mi piace tenere anche per ricordo le cose senza romperle. Comunque questo qua. Poi, allora, un altro regalo, ho ricevuto questi così qui. Allora, questo è un pantalone beige, fatto così, semplice, lungo, a zampa di cavallo, fatto così, della UM, non so, comunque questo. E è una taglia unica, già provati già mi vanno, per cui questi, anzi mi stanno anche bene sinceramente. Poi insieme c'era il maglioncino, questo, anche questo è troppo bello, grigio, è fatto così, è morbidissimo anche questo, per cui morbido fatto così. Questo qua è Milano, qualcosa del genere, sempre taglia unica. Per finire sempre insieme a quelle due vestiti c'era questa maglietta, sempre la stessa, però questa è bianca ed è fatta un po' diversa così. Adesso ha le maniche corte, corte in senso mezze maniche corte, e un come si dice, quello per la spalla, oggi proprio con le parole, ciao. Comunque è difficile, diciamo, farvi capire come, poi lo vedrete comunque nel vlog indossata, così almeno capite come sta e com'è. Comunque questa maglietta qua, che da vedere così sembra un po' difficile da capire, ma comunque la mia descrizione non è il massimo, ovviamente non so descriverla perché è la prima volta che uso questa, cioè è la prima volta che mi regalano questa maglietta, per cui è difficile descriverla. Poi, sempre un altro regalo, mi hanno regalato questa tovaglia di Natale rossa con i fiocchi di neve, questa qua, che è l'antimacchia. Dato che ho il tavolo grande, questa è anche facile perché non la devi stirare, e la lavi e basta, la pieghi senza stirarla. Infatti c'è scritto no, spero da stiro. Ovviamente si è staccato. Comunque questa, troppo bella. E questo è un altro regalo ricevuto. Poi, ultimo regalo, un regalo ricevuto in questo sacchetto è stato questo, che lo volevo comprare, alla fine ero indecisa e poi alla fine me l'hanno regalato. Questo qua con scritto Casa Dolce Casa, dove ci sono dentro tutte le ciabattine per questo, ve lo faccio vedere così almeno capite, così che dovrei riuscire a metterla. Ah, si fanno i buchi, si appende e dentro ci sono tutte le ciabattine per chi viene a casa mia, dato che ho il parquet, quello vero,
e si rovina, quando entri dentro con le scarpe, si sfrisa tutto il parquet anche solo con un sassetto. E alla fine, con queste qua sono comode per gli ospiti, sono 5 paia ed è anche comodo perché puoi metterci, cioè ci sono appunto le ciabatte. Marroni, blu, rosse, beige e viola, tutte dentro le ciabattine, ed è anche questo, è anche molto carino come regalo. Per il momento sono questi. L'altro regalo che ovviamente manca ancora, non ho visto la persona, infatti non ci siamo ancora scambiati i regali, e dato che non ho ancora visto la persona che devo vedere, dobbiamo ancora appunto. Io devo dare ancora il regalo a lei e lei me lo deve ancora regalare, dare qualcosa a me. E allora ve lo farò vedere comunque nel vlog. Per cui questi sono regali molto utili, meno male. E niente, queste sono state le cose del 2023. Questo è stato il primo video. Adesso arriveranno gli altri. Sono un po' in ritardo perché poi vabbè, vi spiegherò il motivo e piano piano arriveranno anche gli altri nuovi video. Credo che questa volta saranno 2 video a settimana e non 3, perché per me è un po' difficile. In teoria è già difficile registrare e montare video ogni settimana, però io cerco di mantenere il canale, di non essere indietro, sia questo che quell'altro, che il secondo. Detto questo, spero che i regali vi siano piaciuti, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa avete ricevuto voi, o su Instagram in privato, come volete. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!